Allora, i consiglieri hanno preso posto e gli assessori si possono accomodare alla parte sinistra e destra ai lati della disposizione dei consiglieri, e chiedo al segretario generale di procedere con l'appello. Aguzzi, Bacchiocchi, Brunori, Ciaroni, Cucchiarini, De Beneditis, Del Vecchio, Del Rico, Fontana, Fulvi, Fumante, Luzzi, Magrini, Minardi, Mirisola, Nicolelli, Omiccioli, Perini, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli, Seri, Serra, Severi, Toriani. 22 consiglieri presenti, la seduta è valida. Nomino come scrutatori il consigliere Fumante, la consigliera Serra e la consigliera Pierpaoli. Giustifico l'assenza del consigliere Verrico, della consigliera Ruggeri, del consigliere Santorelli e il ritardo dell'assessore Fanesi e dell'assessore Barnesi. Ora, prima di iniziare il consiglio, comunico, come ho già fatto attraverso comunicazione diretta ai consiglieri e alla giunta, che questa sera ci sarà una ripresa audio-video, quindi ho visto già la telecamera di Fano TV, ma c'è anche la ripresa audio-video di Onda Libera TV, che ha fatto la richiesta alla Presidenza. E Onda Libera TV è una web TV regolarmente registrata, quindi le sue referenze sono chiaramente referenze che corrispondono a quanto richiesto dal nostro regolamento. Le riprese verranno effettuate da Dante Leopardi, che anche lui ha tutte le referenze necessarie per poter svolgere questo ruolo, e sarà anche responsabile del trattamento dei dati. Ho provveduto a chiedere di effettuare la ripresa integrale, e su questo non c'è stato nessun tipo di problema, quindi ringrazio per essere insomma a disposizione del Consiglio Comunale, anche perché questa sera, non avendo la diretta streaming e avendo anche qualche difficoltà nella registrazione che provvederemo a fare con dei piccoli registratori, quindi la ripresa anche integrale è una cosa utile per tutto il Consiglio Comunale. Informo anche i consiglieri che quando chiederanno la parola verranno qua presso il leggio. Ecco, chiedo di non toccare il meno possibile il microfono perché ci hanno detto dalla memoteca che insomma, ha qualche problema, quindi è necessario non toccarlo, parlare vicino al microfono, però ecco, evitare di toccarlo per magari ecco, perdere questo dispositivo tecnico. Ora cominciamo con lo svolgimento del Consiglio Comunale. Questo Consiglio Comunale inizia con il tema della sanità. Al tema della sanità dedicheremo ovviamente tutto il tempo necessario. Inizia con due mozioni, cioè i punti che verranno trattati sono due mozioni e una interrogazione. L'interrogazione verrà svolta dopo la discussione delle due mozioni, e per il dibattito delle due mozioni in conferenza dei capigruppo abbiamo deciso 10 minuti, non di più, ma 10 minuti per consigliere, quindi 5 minuti per mozione, anche se ecco, il tema, alcuni punti possono anche ritornare, però il tema è di grande interesse e ci sono anche sicuramente cose da riportare negli interventi, quindi ecco, chiediamo ai consiglieri di utilizzare il loro tempo a disposizione evitando di superarlo. Ora, io al di là di quello che è stato impostato nell'ordine del giorno, che ovviamente inizia con un'interrogazione perché rispetta quanto declinato dal nostro regolamento, però ho già concordato con la conferenza dei capigruppo di dare la parola innanzitutto al punto numero 2,
che è la mozione urgente per la convocazione del Consiglio Comunale monotematico sulla sanità, a firma dei consiglieri Del Vecchio, Magrini, Santorelli, Nerisoli e Aguzzi. Tra l'altro siamo già d'accordo col consigliere Del Vecchio di fare una piccola modifica per permettere poi la votazione dei due punti, perché c'è stato un refuso e quindi il documento è quello, ma si dovrà sostituire il punto in cui si dice di trattare gli argomenti con si invita il sindaco e la giunta a farsi carico dei due punti che vengono indicati. Quindi do subito la parola, non so chi dei firmatari vuole illustrare la mozione, chiaramente a 10 minuti, chi vuole illustrare la mozione? Il consigliere Del Vecchio, ecco, si può accomodare per illustrare il punto numero 2, con cui iniziamo il consiglio e la parte dedicata alla sanità. Scusate, ma... Mi raccomando, il più possibile vicino al microfono, certo, senza toccarlo. Ok, grazie Presidente. Senza toccarlo in che senso? Senza toccarlo okay, fisicamente? Non molto, no, molto perché sennò... Lo avvicinavo solo, guarda, al massimo lo avvicinavo solo. Anche perché le altezze non sono tutte uguali, no? Non siamo tra quelli altissimi, per cui... Bene, detto questo, mi fa piacere intanto che si sia aderito alla nostra richiesta della convocazione del Consiglio Comunale monotematico, dopodiché purtroppo a causa del terremoto la sala era... inagibile ed è ancora inagibile peraltro, per cui anche per le prossime settimane non ci potremmo incontrare in quell'assise e quindi abbiamo dovuto in qualche maniera cercare di trovare soluzioni alternative e oggi siamo qua per questo motivo a fare dei consigli comunali anche assieme, non quindi solo monotematici per la sanità ma anche parlando di altri argomenti. E l'abbiamo presentata questa mozione proprio per tornare a discutere nell'assise comunale, nella massima assise comunale, nella massima assise del comune di Fano, di sanità, perché è l'ultimo incontro vero, il consiglio monotematico ultimo che abbiamo fatto su questo tema è stato a gennaio 2016, quindi ormai 11 mesi fa, le cose sono notevolmente state modificate nel frattempo rispetto alle posizioni e alla situazione nella quale si trovava la sanità a gennaio 2016, oggi di fatto abbiamo molta più carne al fuoco, abbiamo molti più argomenti da dover trattare. Io credo che anche una breve cronistoria, prima di entrare poi nei punti della mozione, sia doverosa, perché noi, lo ricordo al sindaco perché lui allora governava in provincia, già nel 2011-2012 avevamo ricevuto da parte della regione la richiesta di pensare a una riorganizzazione della sanità locale, questo era, visto che la regione è deputata a scegliere sulla sanità, non i comuni, ma nel coinvolgimento delle comunità locali, eravamo stati allora contattati e quindi anche incontrati per verificare come si poteva riorganizzare la sanità locale e c'era stato prospettato allora a tutti gli enti presenti sul territorio un investimento di circa 200 milioni di euro che era in buona parte, in buona sostanza, la realizzazione di un nuovo ospedale e quindi ci era stato chiesto dove realizzarlo e queste risorse dove investirle. Allora la giunta, allora il comune di Fano deliberò, perché ci fu una delibera, non solo un ordine del giorno come è stato fatto in questo consiglio comunale, ma una delibera su Chiaruccia e allora sia la regione che la provincia non accettarono quel tipo di proposta. Quindi non Chiaruccia, già da allora, mi ricordo se era il 2011, se non sbaglio, inizio del 2012, già da allora Chiaruccia non ne andava bene. Si provò a fare un'altra strada politica, un accordo, come ho visto che si sta facendo in queste ore, un accordo tra più sindaci, 22 sindaci votarono tutti insieme, firmarono tutti insieme, ma portarono nei loro consigli comunali quella delibera, tutti insieme 22, una proposta alla regione e alla provincia delle piane di Carignano. Quella era stata la seconda proposta che ha fatto il comune di Fano, andata sia in provincia che in regione. Sia in provincia che in regione, entrambi gli enti non accettarono questo tipo di proposta fatto da 22 sindaci trasversali, perché non erano, c'erano diversi schieramenti politici, sia delle vallate del Metauro che del Cesano. Quindi questi passaggi sono stati,
sono avvenuti prima di arrivare alla proposta che fece la Regione, e quindi parlo poi degli anni successivi, dei due anni dopo, di fosse sicura. E proposta che fu portata nei consigli comunali, nei consigli provinciali, e quindi fu diciamo allargata un ampio territorio. Lei, io ero assessore, lei era assessore provinciale, sa benissimo che per quanto si possa diciamo cercare di influire comuni e province all'interno di queste dinamiche, la cosa più saggia è sempre cercare di trovare dei punti di convergenza, ossia di far emergere la capacità politica di mediare ed ottenere il massimo possibile per il proprio territorio. Quindi dopo aver avuto queste bocciature, tutti, un po' tutti, poi le forze politiche si sono iniziate a concentrare sul fatto di capire come si poteva salvaguardare l'ospedale di Fano e Santa Croce, perché si era capito che tutta questa gran fretta che c'era per Fosse Sei Ore aveva alle spalle poca sostanza, tant'è che sono passati anni da allora, poca sostanza perché non aveva risorse, c'era un progetto nel quale non c'è stato mai detto quali erano le risorse, in realtà non c'era un euro, la legge 20 non c'era più, la legge 20 era quella su cui si pensava di poter andarsi ad appoggiare per realizzare quell'ospedale, sono state riusate quelle risorse per l'ospedale di Fermo, tutte quelle che c'erano rimaste, altre al momento non ci sono, le ultime risorse stanziate l'anno scorso le ha prese due regioni, la regione Emilia Romagna e la regione Veneto in tutta Italia, le ultime risorse che c'erano di quella legge 20. Quindi la politica tra virgolette non ha saputo decidere. Oggi ci troviamo in una situazione abbastanza, anzi alquanto paradossale, per cui c'è un algoritmo che dovrebbe decidere al posto della politica qual è la soluzione migliore per la sanità locale. L'algoritmo è un procedimento che risolve con un determinato problema con un numero finito di passi elementari, quella è la formula. Ora, per carità, i passi elementari probabilmente li avranno fatti tutti corretti, però se uno dovesse usare i passi elementari, sindaco, probabilmente il miglior sito che uscirebbe dall'algoritmo sarebbe Chiaruccia, secondo me, da inesperto nel campo, ma siccome qui c'è il baro che tira fuori la carta l'asso dalla manica e modifica quei passi elementari che portano al prodotto, al risultato dell'algoritmo, questo non è successo, cioè si sono trovati di fronte a modifiche a quell'algoritmo che erano date dal fatto che si doveva scegliere un determinato luogo, è inutile che ci prendiamo in giro. Non si è fatto il processo per cui si è fatto i passi in avanti per trovare il risultato, ma si è partiti dal risultato per andare a costruire l'algoritmo. Questo è, quindi ci troviamo di fronte a questo. Nel frattempo che noi discutiamo di questo algoritmo, delle cabale, degli oroscopi, di cose strane che non c'entrano niente né con la sanità né con la politica, è dal gennaio scorso che chiediamo al sindaco di intervenire sull'ospedale Santa Croce per chirurgia H24, che mette a rischio la vita delle persone, sindaco, come è stato denunciato dalle persone che sono purtroppo capitate in situazioni dove una chirurgia era necessaria, si sono viste trasferite in altri ospedali, Pesaro se non altro, proprio di questi giorni il signore che mi raccontava che non abita a Fano, abita a Montefelcino, ma non è tanto lontano da noi, che al posto di essere stata trasferita la moglie a Fano, l'hanno portata addirittura da lì a Urbino, perché non fa più parte del Marche Nord, ma fa parte dell'area vasta, quindi tanti chilometri in più e un'assistenza in un luogo che ha poco a che fare con Montefelcino, Cerrongarina, Saltara, eccetera, dove tutti vengono portati oggi a Urbino, ecco. Mentre noi stiamo discutendo di queste cose strane come l'algoritmo che nulla c'entrano con la politica, le cose concrete che toccano la gente continuano tra virgolette a andare avanti e a non essere risolte mentre noi litighiamo. L'unica certezza quindi in tutta questa strategia che non c'è a mio modo di vedere è che alla fine chiude Santa Croce, perché questo ci è stato detto senza far tanti giri di parola. L'algoritmo a questo risultato finale chiude intanto chiude Santa Croce e intanto molti dei servizi che erano presenti all'interno del Santa Croce sono stati pian piano depotenziati e trasferiti, no? E quindi questo già è un processo in atto che non attende la decisione politica del luogo dove costruire l'ospedale unico.
se mai si costruirà, se mai si troveranno i soldi per farlo. Quindi nel mentre noi discutiamo vengono prese decisioni che non vanno a favore dei cittadini, tanto più che l'abbiamo poi letto sui giornali, perché poi hanno fatto polemica, ad esempio due professionisti di un certo richiamo e anche persone capaci, come è, dico nomi e cognomi, il dottor Zingaretti e la dottoressa Fattori, presenti a Marche Nord fino a qualche settimana fa, entrambi due hanno dato le dimissioni dall'ospedale riunito di Marche Nord, sono andati via. Due professionisti che devono essere di richiamo, Zingaretti mi sembra che sia andato a Forlì, se non sbaglio, ma è andato via per un motivo specifico. E la Fattori, la dottoressa Fattori, emodinamica, alla stessa maniera, cioè mentre noi parliamo qui si sta un po' sgretolando questo progetto di Marche Nord. E lo si fa con i pezzi migliori, peraltro, se posso dire la mia, come appunto è Zingaretti e la dottoressa Fattori. Allora cosa fa e qual è la strategia del nostro comune rispetto a questi problemi? Questi sono i problemi reali che tocchiamo veramente, altrimenti quelle persone poi andranno da quei professionisti che si sono trasferiti in ospedali vicini alla nostra provincia, uno Forlì, l'altro non lo so, perché così è capitato negli ultimi anni a tutti noi. La mobilità passiva che si è creata per dei professionisti che avevamo sui nostri territori, che sono andati in ospedali noi vicini, perché qua l'organizzazione evidentemente non gli consentiva di continuare il loro mestiere, con la loro professionalità all'interno delle nostre strutture. Quindi, preso atto all'interno della mozione delle dichiarazioni che ci sono state anche in questi giorni da parte del Presidente della Regione, che ha detto si fa fosse ore, perché ha preso atto di una conferenza di area vasta dei sindaci, dove di fatto è emerso quel tipo di risultato. Quindi preso atto anche di tutti i documenti che sono stati sottoscritti, firmati e votati all'interno del Consiglio Comunale, preso atto, come dicevo prima, delle gravi difficoltà e delle carenze che ci sono all'interno del Santa Croce, purtroppo, e vado a terminare, preso atto, come le dicevo, che mi auguro intervenga e ci dia una risposta, perché ce l'aveva già data a febbraio su H24, su H24, aveva detto che aveva già parlato con la dirigenza, era intervenuto a breve, ma parliamo di febbraio, si sarebbe trovato una soluzione. Considerato che quindi noi vorremmo, visto che l'ospedale nelle condizioni attuali, se va bene, noi lo vedremo fra 15 anni, ma deve andare bene, quindi non c'è oggettivamente grande certezza né da parte della politica né da parte dei cittadini, non c'è, diciamo, sicurezza nel servizio che viene erogato. Noi vorremmo sapere, per il mantenimento del Santa Croce e per Fano, per le vallate del Metauro e del Cesano, questa maggioranza, questo sindaco, questa giunta, cosa vuole fare? Primo punto che avevamo messo all'ordine del giorno, quindi lo vuol mantenere o no? Perché di fatto lo stiamo smantellando, è una risposta che dobbiamo dare adesso, non fra un anno, due anni, quando non ci sarà veramente più nulla. E in secondo luogo, vista la situazione dei servizi all'interno, in attesa del nuovo ospedale, come dicevo sopra, perché come minimo, anche se la regione deciderà di fare il nuovo ospedale, ma proprio che vada bene, va alla lunga almeno 10-15 anni, ma come minimo, almeno guardare l'esperienza a noi vicine, no? A dir poco, fermo, per dire, un ospedale che mi sembra stiano realizzando adesso, è partito all'inizio degli anni 2000 il processo, mi sembra che, non so se è stato inaugurato da poco, quindi sono passati 16 anni più o meno, quindi prendiamo come spazio temporale questo per dire si farà una struttura che servirà al territorio, ma nel frattempo, questo noi dicevamo, nel frattempo cosa fa la politica, cosa vuol decidere la politica? È per il mantenimento, quindi vuol lottare per far sì che ci sia il mantenimento del Santa Croce e non lo smantellamento come sta accadendo adesso, e i servizi che sono all'interno del Santa Croce, dopo ovviamente che la regione ha deciso di localizzarlo a Fosso Signore, posto, faccio una premessa, che stamattina ho letto sul giornale che Pesaro non è assolutamente, il comune di Pesaro, il sindaco di Pesaro non è assolutamente d'accordo su questa soluzione, tant'è che dice, ha dichiarato lui, quindi non io, non porterà la variante per Fosso Signore in consiglio comunale, quindi posto anche questo nuovo elemento che non c'era quando a ottobre noi abbiamo presentato la mozione, posto anche questo, cosa deciderà rispetto alla volontà della Regione Marche di portare
l'ospedale a Fosso Seore, cioè il Comune di Fano, la Giunta, farà la delibera per fare il parcheggio, perché questo dovrebbe fare, dell'ospedale, sì o no? Ecco, questi sono i due punti che avevamo portato all'ordine del giorno, poi mi riservo ovviamente negli interventi come consigliere di approfondire rispetto anche alle risposte che arriveranno dal sindaco, grazie. Grazie consigliere Del Vecchio, ecco, ricordo i consiglieri quando vengono al Legio per intervenire di dire il loro nome e cognome e di collaborare non solo con la presidenza ma anche con le persone della segreteria che sono qui a lato e che quindi quando voi vi muovete o qualsiasi cosa fate, ecco, devono poter prendere nota non avendo, ecco, gli strumenti tecnologici che abbiamo nel Consiglio Comunale. Quindi, ecco, vi chiedo collaborazione, se vi dovete alzare di farlo presente e quando venite a fare l'intervento di dire nome e cognome. Detto questo, passiamo al punto numero 3, cioè la seconda mozione, accordo di programma per l'ospedale unico a firma del Movimento 5 Stelle. Chi illustra la mozione? Il consigliere Adro Miccioli, prego. Il mio nome? L'ho detto però sempre. Sì, sì. Così anche sì. Per chi sta registrando. Grazie Presidente. Omiccioli Ada del Movimento 5 Stelle di Fano. E, diciamo, ascoltando anche in questi giorni, ma anche adesso, insomma, questa finta sorpresa, no? Che diciamo, no? Tutti si sorprendono dal fatto che non devo toccarlo, però. Quindi dite voi come bisogna fare. Diciamo, c'è questa finta sorpresa, no? Sul fatto che stranamente, guarda caso, si è partiti dal vero obiettivo che è la localizzazione dell'ospedale unico a Muraglia per adattare, no, lo strumento di decisione che è appunto l'algoritmo. Cioè, veramente continuiamo a prenderci in giro da questo punto di vista, forse che nessuno di noi qua presenti ha mai capito che veramente questa era una, diciamo, decisione politica presa fin dall'inizio e che non c'era niente di tecnico da questo punto di vista, se non una specie di pantomima che è stata messa su per giocare un po', no, al ruolo di chi è buono, di chi è cattivo, di chi difende, di chi attacca. Spero che, ecco, che questa sia l'ultima occasione in cui noi sentiremo questa specie di giustificazione e di messa in atto di una, no, di una specie di opera teatrale. Allora, rimaniamo sui contenuti, perché questo è soprattutto sui documenti, perché questa è la cosa forse più importante su cui ci si deve basare, e sono gli atti deliberativi della Regione e del Comune. Allora, infatti, nella nostra mozione noi mettiamo come premessa tre punti fondamentali che sono tre praticamente decisioni prese recentemente e non solo. Nel 2012 la Regione Marche, con delibera 62, individua un'area nella località denominata Fosso Seiore del Comune di Pesaro quale sito per la localizzazione della nuova struttura ospedaliera con conseguente chiusura chiaramente dell'ospedale di Fano. 2012, delibera di giunta regionale. Delibera di giunta regionale 141 del febbraio 2016, poco tempo fa, è stato approvato uno schema di accordo tra la Regione Marche e l'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, dove l'articolo 3 recita: la Regione stipulerà con la provincia e con i comuni di Pesaro e Fano apposito accordo di programma per la realizzazione delle infrastrutture viarie necessarie al collegamento del nuovo complesso ospedaliero con la rete viaria esistente. E anche qui si ribadiva il sito di Fosso Seiore, quando tutti dicevano: ah, i grillini, come, no, le sparano, come fanno il solito allarmismo. C'era scritto sulle delibere, non è che avevamo imparato anche a leggere e a capire le delibere a quel tempo. E per finire, dagli organi di stampa si è appreso che il Presidente della Regione è intenzionato a chiedere l'assenso all'accordo di programma per la realizzazione dell'ospedale unico a Fosso Seiore, proprio una notizia recente di pochi giorni fa, che entro, mi pare, il mese o giù di lì si dovrà fare eventualmente questa variante. E allora noi, diciamo, impegniamo il sindaco e la giunta su due punti fondamentali che io penso siano condivisibili da parte di tutti, anche sentendo la discussione e gli ordini del giorno, oltretutto portati dalla maggioranza stessa in votazione al Consiglio Comunale. Il primo è quello di non firmare l'accordo di programma, così come indicato la delibera 141/2016 sopra citata, e non avanzare e ratificare nessuna variante al PRG del Comune di Fano propedeutica alla realizzazione dell'ospedale unico a Fosso Seiore. Sono due richieste che penso non lasciano dubbi su quello che si andrà a votare, cioè
chi non vota a favore di questa mozione molto semplicemente sta dicendo ai fanesi che è per la chiusura della Santa Croce ed è a favore invece di un ospedale unico che sarà o a Fosse Sei Ore o, come già un po' tutti sapevamo e come le cronache di stampa proprio di oggi ci stanno mettendo sul chi va là, si andrà a fare a Muraglia. Quindi, che sia chiaro, questa è una mozione che decide chi sta per il Santa Croce, o comunque sia, poi vedremo per un'altra teoria, un'altra modalità della sanità a livello locale, e chi sta invece per l'ospedale unico, che si farà o a Fosso Sei Ore o a Muraglia. Chi vota favorevolmente questa mozione sta per il Santa Croce e tutto quello che si può fare di meglio rispetto a un'idea di, policentrica della sanità. Chi invece non la voterà starà per l'ospedale unico a Fosso Sei Ore o a Muraglia. Ma non è solamente, secondo me, un voto contro questo qui di questa mozione, contro l'ospedale unico, è anche, secondo me, un'opportunità di alternativa che si può dare. Noi la diamo, come sapete, fin dalla campagna elettorale per la difesa degli ospedali esistenti, riorganizzati chiaramente in un certo modo, in modo efficace ed efficiente, potenziando quello che si deve potenziare, facendo le eccellenze dove si possono fare, ma garantendo i servizi minimi pubblici nel nostro territorio provinciale. C'è chi ha presentato un'alternativa per il nuovo sito, che è quello di Chiaruccia. C'è chi invece è per Fosso Sei Ore anche all'interno di questo consiglio comunale, è bene che si sappia, il PD è a favore di Fosso Sei Ore. Comunque sia, ci sono alternative rispetto a questa idea di sanità che oggi ci viene propinata. Quindi non è solamente un voto per dire no all'ospedale unico, no a Fosso Sei Ore e no a Muraglia, ma è anche un voto per dare un'alternativa a Fano rispetto alla proposta che si deve fare a livello regionale per la nostra provincia. Quindi ecco, io vi invito a non perdere questa occasione per rilanciare un'alternativa rispetto a quello che ormai è un gorgo che ci sta portando verso un punto ben preciso, come in un imbuto l'acqua sta scendendo e questo imbuto porta in un punto ben preciso, che sapete tutti è Muraglia ormai a questo punto. Ecco, se abbiamo uno scatto di orgoglio, votiamo a favore questa mozione e diamo un'alternativa, diamo forza anche al nostro sindaco di dare un'alternativa vera, ormai non più all'ospedale unico, perché è chiaro che se andiamo avanti ancora con Chiaruccia sbattiamo contro un muro, è una questione ormai politica, e allora sulla politica dobbiamo risolvere rovesciando il tavolo e offrendo un'alternativa vera all'idea di ospedale unico. È questo che ormai da tanti mesi, da tanti anni, fino da Mezzolani, la regione ci sta propinando. Grazie. Ringrazio il consigliere Miccioli anche per il rispetto dei tempi. Ora, illustrate le due mozioni, si apre il dibattito. Chi vuole intervenire? Chiede la parola il capogruppo Bacchiocchi, prego. Buonasera, sono Bacchiocchi Alberto, il capogruppo del PD. Allora, io anticipo che a nome del Partito Democratico voteremo contro entrambe le mozioni, perché abbiamo un'altra visione di sanità principalmente, ma anche perché gli eventi anche di oggi ci portano a dire che la mozione, soprattutto quella presentata dai 5 Stelle, è ormai si può dire superata, no? Dai fatti e dalle richieste che vengono dal territorio. Poi ci torno e spiegherò un attimo meglio la situazione. Noi, come abbiamo più detto, il Partito Democratico, ma anche tutta la coalizione, è a favore di un ospedale unico, e su questo non è che ci muoviamo nemmeno di un centimetro, siamo per l'ospedale unico. Quindi non è che se votiamo o non votiamo, noi siamo per un ospedale unico. Quindi la nostra visione della sanità va in quella direzione, perché per poter fornire servizi di eccellenza, noi siamo per un ospedale unico e mi preme dire di secondo livello. Più vicino al microfono. Di secondo livello, perché solo in questa maniera noi siamo nelle condizioni di poter dare e fornire
al territorio provinciale pesarese una sanità di qualità, servizi che tutti noi abbiamo il diritto di avere, e quindi questo è il nostro percorso che ormai è tracciato da tempo. Qui si tratta soltanto adesso di capire dove verrà fatto, in quali condizioni, cosa ci sarà per le due città che si dovranno avvalere di un unico ospedale, e quindi noi andremo avanti. Vorrei un attimo anche fare, come hanno fatto i miei colleghi, fare un po' un pochino la storia di quello che abbiamo avuto, che è successo in questi mesi, e in modo particolare la posizione del PD. Il Partito Democratico ha sempre cercato di favorire una scelta politica e non una scelta tecnica dettata da un algoritmo che ovviamente, come ha detto anche prima il collega Del Vecchio, è una scelta politica, l'ha ripetuto più volte anche il sindaco. Alla fine i parametri che vengono messi sono scelte anche politiche, però in qualche maniera vengono poi riprodotte come una scelta tecnica. Quindi noi siamo sempre stati per una scelta politica, perché sapevamo a cosa andavamo incontro e cosa avremmo potuto sia ottenere che perdere. Quindi eravamo propensi per quello. Non è stato possibile per tanti motivi e si è arrivati a una scelta tecnica. Il 17 ottobre è stato convocato l'assemblea di Area Vasta, in cui Ceriscioli, con ampio margine, aveva inviato al presidente Gambini una mail, una busta, non so in che forma, dove all'interno della quale c'era il risultato di quell'algoritmo, di quell'applicazione, e aveva dato l'opportunità ai vari sindaci della nostra provincia di modificare i parametri a seconda delle sensibilità o delle opportunità che c'erano in ognuno del territorio. La cosa non è avvenuta e quindi praticamente non si è deciso, c'è stato a un certo punto è venuto a mancare il numero legale per votare, e quindi la palla è ripassata alla regione. La regione il giorno dopo ha aperto il risultato di questo algoritmo e diceva fosse 6 ore. Il Partito Democratico di Fano, ma anche lo stesso sindaco e tutta la maggioranza, comunque si è detto disponibile a una discussione sul sito venuto fuori dall'algoritmo, che era forse 6 ore. Perché dal momento che uno fa una scelta di avvalersi a un'applicazione, poi non va bene dire il risultato che c'è all'interno non è quello sperato, rigiochiamo la partita. Cioè, se io perdo una finale, non è che arrivo dall'arbitro e gli dico guarda scusa, ho sbagliato il rigore, bisogna che rifacciamo la partita. No, erano tutti consapevoli. Inutile che adesso i sindaci, quelli che dicono poi che hanno firmato quel documento, vengano a dire scusate, non abbiamo capito che dovevamo votare, siamo andati via perché dovevamo andare a fare la spesa con mia moglie. No, non mi va bene, non ci sta bene. Quindi il sapere oggi, imparare oggi dalla stampa che sabato, credo 19, ci sarà la replica di quell'assemblea di Area Vasta, a noi come PD principalmente, perché siamo sempre stati leali al nostro programma, al progetto di ospedale unico, siamo sempre stati leali e corretti in tutto questo, in questo percorso. Non ci sta bene che adesso si venga a riconvocare l'assemblea di Area Vasta mettendo come parametro l'area pubblica, ovvero ci va bene a questo punto l'area pubblica, siccome ce l'ha anche Fano, l'area pubblica è Chiaruccia. Quindi noi chiederemo al sindaco di andare in Area Vasta proponendo l'area pubblica di Chiaruccia, perché a questo punto, visto che l'asso della manica qualcuno l'ha tirato fuori, diciamo anche le cose come stanno, a questo punto diciamo al sindaco di portare all'Area Vasta il sito di Chiaruccia, perché è indiscutibilmente il miglior sito che la provincia di Pesaro possa avere. Quindi io mi auguro
che al di là della demagogia, e permettetemi di dire i 5 Stelle con questa mozione, io mi auguro che tutti in questo momento di difficoltà, e che può essere un'opportunità per la città di Fano, appoggino questa scelta. Noi, io mi auguro che a breve, non so se ci saranno i tempi per portare un documento, prima dell'assemblea di Area Vasta, però in qualche maniera, non so con quale forma, dovremo dare un mandato al sindaco per dire che Fano presenta la sua area pubblica, che è Chiaruccia. E sarebbe opportuno che tutte le forze presenti in consiglio comunale appoggiassero questo progetto. Poi tutto il resto è spiegato dal consigliere Del Vecchio e dal consigliere Omicioli, hanno alcuni aspetti di verità, altri sono pura demagogia. L'ospedale attuale Santa Croce non è, al di là della chirurgia, che sappiamo benissimo che è una cosa abbastanza complicata averne due, perché comunque costi, difficoltà, ma in realtà è stato potenziato da un anno a questa parte. Gli impegni presi dalla dottoressa Capalbo a gennaio del 2016 sono stati tutti ampiamente rispettati. Noi abbiamo adesso il reparto di pneumologia, ad esempio, faccio degli appunti, purtroppo qui dentro non funziona internet, quindi anche i vari appunti si fa fatica a rileggere, si va un po' a memoria. Comunque pneumologia è venuta a Fano, senologia, dermatologia, è un insieme di servizi che prima non avevamo, sono venuti a Fano. Quindi chi dice che è stato depotenziato? No, non potete raccontare questo, che non è assolutamente vero. C'è un'attenzione nei confronti dell'ospedale di Fano, della città di Fano, da parte di chi governa la sanità regionale. Non c'è stata correttezza invece su una parte della provincia di Pesaro. Cioè, distinguiamo i due piani. Cioè, il responsabile regionale ha avuto molto rispetto di questa città. Avrebbe potuto decidere già da tempo, e mi riferisco al presidente Ceriscioli. Il resto della provincia, dei sindaci di questa provincia, non ha rispetto della terza città delle Marche, della seconda città della provincia. Quindi cerchiamo di dividere i due piani, rispettiamo il presidente, e io ho stima e fiducia in lui, e abbandoniamo la demagogia, perché facciamo soltanto un cattivo servizio alla città. Grazie. Ringrazio il consigliere Bacchiocchi. Ora ha chiesto la parola il consigliere Omicioli, che ovviamente può intervenire perché prima ha illustrato la mozione e ora ha la possibilità di fare un intervento. Prego. Sì, grazie. Grazie Presidente. Penso che qualcuno di voi abbia notato il simbolo che oggi portiamo, no? Questo bottone nero è un simbolo di lutto. No, solitamente viene usato un bottone nero. Per che cosa? Diciamo per far capire che si sta celebrando il funerale di Santa Croce. D'altronde questo è sì, qualcuno ride perché potrebbe sembrare una goliardata, ma in realtà prendetelo veramente come spunto simbolico e di riflessione, perché questo bottone nero veramente sta a significare che forse anche dalle parole che abbiamo sentito proprio adesso dal collega del PD ci fa ben capire che la strada è segnata. Cioè, se il PD di Fano dice al sindaco di Fano di andare alla Revasta sabato proponendo Chiaruccia, è come dire, come vi dicevo prima, andare a sbattere contro un muro di gomma. La politica non si fa così. La politica, purtroppo, in questo caso è un'azione di, anche se volete, non dico di furbizia perché è una parola brutta, ma comunque sia di strategia vera, perché questo modo di sbattere la testa continuamente di fronte a Chiaruccia, non so se l'avete capito, ma ormai sono tre volte che ci sbattono nei denti un loro no, perché è il PD regionale, provinciale che sta decidendo, non è il PD di Fano. Purtroppo a questo punto non abbiamo la forza di fronte, se giochiamo a poker e non abbiamo le carte per vincere, a quel punto forse è meglio ribaltare il tavolo, cambiare strategia. No, il PD di Fano dice al sindaco sabato vai a proporre Chiaruccia di nuovo, come se non l'avesse mai proposta e come se
non l'avessero quasi trattato, purtroppo, mi dispiace dirlo, a pesce in faccia, isolato completamente, come Davide contro Golia, parola del sindaco. E quindi voi pensate che stavolta cambia la situazione? 30 sindaci si mettono d'accordo per far mettere l'area pubblica all'algoritmo, non a una decisione da prendere insieme, all'algoritmo, e l'algoritmo lo sapete benissimo che darà muraglia. A quel punto cosa facciamo? Abbiamo perso tutte le possibilità di giocare sul tavolo politico, vi ripeto, di questo, diciamo, di questa discussione che si è intavolata. Qual è la situazione di oggi? Cagli, per dire, andrà in mano ai privati, ma non perché verrà implementata un'eccellenza particolare tipo, no, quello che c'è in Emilia Romagna, no, per sostituire servizi basilari che il pubblico potrebbe dare benissimo. È questo che ci piace della sanità di oggi? Dare al privato quello che il pubblico può fare tranquillamente, io non parlo di eccellenze o cose del genere, che poi può fare lo stesso ugualmente, eventualmente, se il pubblico sa investire anche in questo. Mobilità passiva è quasi raddoppiata, parlavamo di, no, mobilità, adesso vedete, mettiamo i doppi turni, è cambiato qualcosa? No, forse è peggiorato addirittura, quindi pensiamo che forse mettere quattro mura nuove non cambi la situazione, è forse un altro il problema, non è il muro nuovo da costruire. Sabato c'è l'area vasta, in questi giorni, in queste settimane, molti sindaci hanno lavorato insieme, tra virgolette, si sono messi d'accordo, hanno raggruppato delle firme. Purtroppo il nostro sindaco cosa fa? Il nostro sindaco è rimasto inerme, fermo, anzi oggi abbiamo saputo che addirittura aveva mandato dal PD di Fano di proporre ulteriormente un'altra volta Chiaruccia. Ecco, secondo me siamo sulla cattiva strada da questo punto di vista. Difesa del Santa Croce, dicevo, il sistema policentrico è la nostra controproposta, ma ormai ve l'abbiamo ripetuto da tanto, tanto tempo. Ci sono addirittura, invece, al contrario del nostro sindaco, ci sono altri sindaci che si sono messi d'accordo per portare avanti questa opzione diversa, per ribaltare il tavolo, tanto che addirittura dalla loro voce noi dobbiamo sentire difesa del Santa Croce e non dal nostro sindaco. Ma come siamo messi? Altri sindaci si appellano alla regione, alla provincia per dire manteniamo l'ospedale a Fano, riorganizziamo quello che ci abbiamo, e il nostro sindaco invece dice no, andiamo per l'ospedale unico e via, sbattiamo il muso davanti a Chiaruccia. Insomma, c'è molto da riflettere da questo punto di vista, ecco perché vi dico che forse la strategia non è quella giusta fino a quello che abbiamo assistito. Non è anacronistico questa soluzione, non è fuori dal tempo e non è campanilismo, tanto che, come vi dicevo, sono addirittura altri sindaci che vengono a dire difendiamo il Santa Croce. Perché? Perché è la vallata che ha bisogno del Santa Croce, non solo la terza città delle Marche. Ospedale unico, secondo livello, perché? Anche con quello che abbiamo oggi, si è riorganizzato, noi possiamo avere secondo livello, nessuna legge ce lo vieta. Si tratta solo di decidere politicamente che cosa fare. Quindi c'è un'alternativa percorribile, c'è un'alternativa possibile, no, rispetto a quello che abbiamo assistito fino ad oggi. Allora vorrei terminare con un altro, diciamo, atto simbolico, e cioè prendere un minuto, un classico minuto di silenzio che si prende anche quando si riflette su alcune cose e su, diciamo, se volete, un lutto, che è appunto il lutto del Santa Croce. Io sto qui, io penso che si possa stare qui per... silenzio, lo faccio io, no, lo no, faccio no, io no, qui io sto qui, posso stare fermo un minuto, parlare, pensare, sto riflettendo per quello che dovrò dire fra un minuto, posso, grazie Presidente. Quindi io farò un minuto di pausa senza nessun problema, potete prenderlo, io lo prendo come un minuto di silenzio interiore, voi prendetelo pure come riflessione, prendetelo come momento di chiacchiere, come volete, ma questo è un altro atto simbolico che noi vogliamo dare oggi per far capire in che situazione siamo, chi sono i responsabili di questa situazione e se c'è una via d'uscita rispetto a questa problematica. Grazie. Poi eventualmente dopo questo minuto mi riserverò di dire qualcos'altro. Adesso ci penso un attimo, rifletto su. Grazie. Ma dai ragazzi, è una cosa seria, complimenti.
Il consigliere ha il suo tempo a disposizione, lo può utilizzare come vuole, quindi. Bene, a volte forse il silenzio dà più fastidio delle parole, da quello che ho capito, da quello che ho sentito. Sembra quasi come quando allo stadio fanno il minuto di silenzio, la gente non sa che cosa fare con il silenzio, inizia a applaudire o a commentare. E la stessa cosa è venuta qua dentro, quindi riflettiamoci anche su questo. A volte anche il silenzio invece può essere molto più utile di tante parole che ho sentito oggi. Grazie. Allora, ringrazio il consigliere Omiccioli, non ci sono altri iscritti. Qualcuno chiede la parola? Nessuno più della parola? Chiede la parola? Allora, se nessuno chiede la parola, io prego, consigliere Aguzzi, si accomodi. Grazie Presidente. Non toccare. Intanto voglio esprimere la solidarietà al sindaco Seri, apponendo questa firma, questo documento. Non avrei mai immaginato, Massimo, che questa seduta venisse proprio la sera del tuo compleanno, quindi ti voglio fare gli auguri innanzitutto. L'ho saputo prima, mi è dispiaciuto, potevi passarlo in altro modo immagino, ma forse se faremo presto riuscirai a stare un attimo anche più tranquillo. Invece veniamo all'argomento molto serio, e non che non fosse serio quello che ho detto prima, che sarà una battuta, ma ci tengo veramente a farti gli auguri. E questa cosa di questo ordine del giorno che noi abbiamo proposto e questa documento che sarà trasformato poi in mozione. La cosa classica che ho sentito spesso dire e che ad una prima interpretazione può sembrare anche abbastanza realistica è quello di dire: ma chi governava a suo tempo, intendiamo qualche anno fa, quindi io quale sindaco, del vecchio quale assessore eccetera, come mai a suo tempo erano d'accordo su Fosso 6 ore e oggi hanno fatto questa inversione a U? Io l'ho sentita molte volte questa cosa. E in più di un'occasione, e lo farò anche stasera perché comunque ogni volta occorre ribadire le cose, perché è vero che non c'è più sordo di chi non vuol sentire, però è bene che invece questa cosa si capisca, la scelta su Fosso 6 ore, come lo è oggi, anche 5 anni fa, è stata una scelta della Regione Marche e del PD provinciale e regionale, non è stata una scelta di altri. Tant'è che a suo tempo l'amministrazione comunale di Fano ha votato in giunta una delibera, quando la regione ci chiese la proposta sul sito di ospedale unico eccetera, noi votammo una delibera in giunta e proponemmo alla provincia di Pesaro ed alla regione Marche il sito di Chiaruccia, votato in giunta con una delibera, quindi non a chiacchiere sulla stampa come fa questa amministrazione, noi votammo una delibera e la inviammo in regione, la inviammo in provincia. La regione e la provincia ci dissero che quel sito non sarebbe stato accettato. Allora facevo una cosa molto più intelligente che io, sindaco, anche a te ho chiesto di fare in questo periodo. Ti ho chiesto, unisci molti altri sindaci su una tua proposta, come noi facemmo a suo tempo portando 22 sindaci, cioè tutti quelli della Vallata del Metauro, compreso Fossombrone, tutti quelli della Vallata del Cesano, compreso Pergola, su un documento, proprio con un prospetto anche pratico, fisico, diciamo così, di cartina urbanistica, geografica, se così lo vogliamo chiamare, dove indicavamo un'area che era ubicata nel comune di Monbaroccio, ma di fatto era la piana di Santa Maria dell'Arzilla, le cosiddette piane di Carignano, come noi le chiamiamo. Quella zona noi la individuammo come, insieme ad altri 22 sindaci, che si riunirono insieme a me, allora sindaco, alla Sala della Concordia di sopra, firmarono quel documento
e venne portato quel documento nei singoli consigli comunali. Non sono neanche sicuro se tutti i sindaci lo portarono o fecero in tempo a portarlo. Noi a Fano lo portammo, lo votammo in consiglio comunale e passò quella proposta. Quindi inviammo alla provincia di Pietro Urbino, dove tu Massimo eri assessore e governavi, e alla regione Marche inviammo quel documento dove non tanto il sindaco di Fano da solo, purtroppo come oggi, ma bensì 22 sindaci, quindi un terzo di sindaci della provincia, abbondante un terzo, indicavano un sito molto credibile, che non era neanche a Fano, era un altro comune, era baricentrico tra Fano e Pesaro ed era vicino a quello che allora sarebbe stato il nuovo casello di Fano Nord, che a noi oggi, ai noi oggi è un po' venuto meno purtroppo. Quindi facemmo un'azione forte, non è vero che noi indicammo Fosso Seiore, bisogna sfatarla questa cosa, io non smetterò mai di dirlo, noi non indicammo Fosso Seiore, noi indicammo prima Chiaruccia come Fano e poi insieme ad altri 22 sindaci, quando la regione disse no a Chiaruccia, indicammo le piane di Carignano e lo portammo in consiglio comunale, lo votammo, non come voi che fate a voce, lo votammo, venne in consiglio comunale, voi votaste contro. Voi PD oggi, cioè la loro posizione, noi lo votammo a maggioranza e passò. Conseguentemente quella proposta venne inviata in provincia e in regione. Bene, quando prima ho detto che non sono sicuro se tutti i sindaci l'hanno portato in consiglio comunale, è perché da lì a una settimana la regione ci scrisse che aveva deciso il sito di Fosso Seiore, cioè ignorando completamente quella proposta, la regione di Imperio disse Fosso Seiore, insieme alla loro presidente della provincia Ricci, che assecondò immediatamente il sito di Fosso Seiore, dove c'eri tu Massimo che eri assessore, Renato Minardi che era assessore, cioè i fanesi assessori dissero sì a quel sito invece di dire sì alle piane di Carignano. Quindi è ora di sfatare il fatto che l'allora sindaco era su Fosso Seiore, l'allora sindaco subì questa vicenda, ma lottò insieme ad altri 21 sindaci, non da solo contro tutti come state facendo voi oggi. Questa è una realtà. Ai noi, comunque la regione anche a suo tempo di Imperio decise Fosso Seiore. A quel punto cosa chiedemmo come comune di Fano? Chiedemmo un documento firmato dall'allora assessore regionale alla sanità Mezzolani che diceva con chiarezza che finché non fosse stato realizzato il nuovo ospedale, l'ospedale di Fano e quello di Pesaro sarebbero rimasti con pari dignità, con i servizi che avevano, e a suo tempo c'era Fano chirurgia con il primario di chirurgia, urologia con il primario di urologia, ortopedia con il primario di ortopedia, pediatria con il reparto di pediatria, c'erano molte altre più cose rispetto a... era un ospedale ancora, fortemente provato, ma ancora un ospedale, non era un poliambulatorio come oggi, era un ospedale dove ci si andava a farsi operare e a curare, non solo a far qualche visita o le analisi del sangue per poi essere mandati a Pesaro da qualche parte come oggi. Era ancora un ospedale a suo tempo. Chiedemmo questo e siccome ero abbastanza convinto, come lo sono oggi, che nessuno avrebbe mai realizzato alcun ospedale a Fosso Seiore, quella parinità significava che Santa Croce sarebbe rimasto nel tempo e negli anni, finché il mondo non cambiasse le cose, poi nessuno di noi sa cosa succederà tra 20 anni, ma in questa fase, in quella fase, sapevamo che Santa Croce sarebbe rimasto nel tempo, finché perlomeno non ci fosse stato un nuovo ospedale. Portammo a casa quel risultato. Non solo, chiedemmo anche, visto che Fano voleva giocare una partita importante, la sede di Aravasta Fano, dice almeno, visto che l'ospedale va a cadere nella parte di Fosso Seiore lato Pesaro, facciamo vedere che Fano qualcosa conta, portiamo almeno la sede a Fano dell'area vasta. E così fu, portarono la sede all'area vasta Fano, quindi pari dignità e mantenimento del Santa Croce ottenemmo e la sede dell'area vasta Fano. Combattemmo una partita insieme ad altri 22 sindaci, benché io ero il sindaco del centrodestra tanto inviso all'allora provincia, all'allora regione, portammo a casa il risultato di 22 sindaci di tutti i partiti, molti dell'allora DSPD, come cavolo vi chiamavate non mi ricordo perché è cambiato ogni 3 mesi, no? Che votarono quel nostro documento, lo votarono, quindi si andò oltre alle divisioni politiche, ma si votò un qualcosa di utile. Io mi meraviglio che oggi un sindaco che ha fatto la sua campagna elettorale, Massimo, sul fatto che
Fano sarebbe stato allineato sia alla politica della provincia che a quella della regione, perché portava il centro-sinistra al governo, l'hai portato il centro-sinistra al governo. Sei rimasto da solo, isolato completamente rispetto a tutti gli altri sindaci, non ce n'è uno che dice Chiaruccia. Andrai da solo sabato a dire Chiaruccia, andrai da solo sabato a sbattere il muso un'altra volta contro Ricci e Cerisoli per portare a casa quale risultato? Ospedale a Muraglia e la chiusura del Santa Croce. Questo porterai a casa ai noi. Mentre invece io già mesi fa ti dissi, vedendo ormai con chiarezza questa situazione come si andava a delineare, ti dissi in Consiglio Comunale, si vuole rafforzare Muraglia, la Regione vuole investire su questa provincia, che ben venga, ma fai una battaglia perché venga garantito anche il servizio essenziale all'ospedale Santa Croce per i cittadini avvalati del Metauro e del Cesano, ripristina, fai ripristinare chirurgia d'urgenza, un reparto dignitoso di pronto soccorso e di servizio per le urgenze. Fallo ripristinare a Fano, che poi vogliono rafforzare Muraglia, che ben venga, ma si mantenga, si rafforzi anche Fano quale presidio per la vallata del Metauro e del Cesano. Non è un ripensamento, è una valutazione molto ovvia da persona che vive in questo territorio, che amministra questo territorio. Io capisco la tua difficoltà, che se tieni questa posizione il PD ti toglie la fiducia, ma sull'ospedale, sul bene dei cittadini, un sindaco ci gioca anche la propria credibilità, Massimo. E il sindaco deve avere anche la dignità di dire, io pur di non chiudere l'ospedale a Fano, pur di non togliere i servizi ai miei cittadini, vado anche a casa. Abbi questo coraggio, abbi uno scatto d'orgoglio vero, in modo che potrai vivere la tua vita anche quando non sarai più sindaco in questa città, guardando in faccia a tutti e non abbassandola quando passerai davanti alla gente. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiedo alla vicepresidente Bonnoli di sostituirmi un attimo, perché vorrei anch'io dare un contributo. Ho deciso anch'io, insomma, di dare un contributo, perché ho sentito delle dichiarazioni, pur rispettando il pensiero di tutti i consiglieri, ci mancherebbe altro, però ho sentito delle dichiarazioni che non condivido e che non riflettono comunque la verità. Allora, la prima battuta, parto da una frase che ha detto il consigliere Aguzzi, che rispetto ad una certa così posizione il PD toglierebbe la fiducia al sindaco. Assolutamente no, cioè anche queste cose devono essere, in questa occasione devono essere sfatate, perché pur nella magari sfumatura, no, degli interventi, delle posizioni, perché il centro-sinistra è una coalizione che ha diversi soggetti, quindi tutti i soggetti contribuiscono a portare il proprio contributo. Noi siamo quelli, io mi permetto di dirlo, non del pensiero unico, ma poi dell'unica sintesi, questo sì, e questo è un fatto di correttezza, io credo, e di democrazia, soprattutto di correttezza, lo ripeto, rispetto ai cittadini che hanno votato il centro-sinistra. Ora, io ribadisco quello che ha detto il mio capogruppo, e cioè che il Partito Democratico, ma tutta la coalizione, crede fortemente nella nuova struttura, in un ospedale nuovo. Ma questo non perché il centro-sinistra di Fano vuole, ha voluto nelle sue intenzioni smantellare Santa Croce, perché se qui si ignorano le normative nazionali che sono intervenute, poi possiamo dare delle interpretazioni, comunque sia ci sono tecnici da livello regionale nelle strutture ospedaliere che danno l'interpretazione corretta. Ci sono state comunque le normative nazionali, e cito solamente il DM70, che ha comunque portato verso una certa direzione, chiedendo fortemente di ridurre la frammentazione, e poi ci sono chiaramente tutto il ragionamento sulla spesa e sul mantenimento di due strutture a 12 chilometri, che ad oggi ci dicono non sono più fattibili. E comunque parliamo di strutture che sono
datate, che sono obsolete, la sanità si rinnova in continuazione, evolve in continuazione e chiede anche strutture nuove, piattaforme nuove, anche da un punto di vista logistico, la possibilità di articolare gli interventi e le prestazioni con una logica nuova. Quindi la posizione che ha tenuto il centro-sinistra è una posizione che ha voluto sempre cercare di dare una prospettiva di sanità pubblica di qualità alla comunità fanese, alla comunità provinciale. Perché io credo che ai cittadini bisogna dire la verità, sempre. Poi si risponde di quello che si dice, io per questo ho chiesto la parola. Bisogna dire la verità, e cioè che nella situazione attuale una sanità organizzata su 3 presidi non è nel medio e lungo periodo una situazione ottimale per la tutela della salute. E questo ce lo dicono anche i medici quotidianamente, che chiedono di arrivare ad una struttura nuova, una struttura che poi rappresenti appieno l'azienda Marche Nord, che quindi permetta anche di attirare nomi importanti per prestazioni anche di eccellenza. Già ne abbiamo alcune che si possono ovviamente implementare. E allora io credo che, chiarito questo aspetto, ripeto, pur nel rispetto delle posizioni di tutte, però voglio che anche la mia posizione e la posizione del centro-sinistra venga rispettata, perché l'onestà intellettuale di chi siede in questo Consiglio Comunale non va mai dimessa in discussione, anche quando si dicono cose magari che sono diverse o che non piacciono, ma quello che è avvenuto e che oggi abbiamo letto sui giornali cambia completamente lo scenario, cioè stiamo non so a parlare di che cosa. C'è solamente un punto fermo, l'assemblea di Aravasta che si riconvoca per la seconda volta. Io sono d'accordo con il capogruppo Bacchiocchi che non doveva essere riconvocata quell'assemblea. Questa è la cosa che a me non convince e che io non condivido, e lo dico pubblicamente e lo dico con forza. Perché? Perché come si era conclusa quella conferenza di Aravasta, evidentemente quello che poi conteneva l'algoritmo, e anche io ho sempre preferito una soluzione politica, ma quello che conteneva come soluzione evidentemente a diversi sindaci non è piaciuto, per questo si rimette in discussione. Allora fa bene il sindaco di Fano, in rappresentanza di questa città e anche di un territorio più vasto, a portare avanti una propria linea. Noi non ci accodiamo, vogliamo partecipare alla discussione in maniera paritaria. Non bisogna assolutamente accodarsi. Allora il sindaco ha tenuto un comportamento, per conto chiaramente della maggioranza, un comportamento lineare e coerente, e ha cercato di fare sistema, e ha cercato, differentemente da quello che ha detto il collega Aguzzi, di rimanere in un quadro regionale e provinciale. Per questo l'ultima dichiarazione che ha fatto è quella di dire non mi convinceva, perché io ho sempre lottato per il sito di Fano, che è Chiaruccia, però in un discorso di pianificazione provinciale, in un'indicazione che ha dato la regione, io porterò la delibera, il preaccordo in consiglio comunale, perché io so stare al mio posto in un dialogo con i livelli istituzionali più ampi, perché voglio far sì che la città di Fano non sia chiusa su se stessa ma possa dialogare. Però questo è venuto meno, ma non da parte del sindaco di Fano, è venuto meno da parte di un contesto un pochino più ampio. E quindi il sindaco di Fano deve avere il mandato pieno per fare una battaglia, portando il proprio contributo, portando il polso, il sentore e la capacità di costruire un'opzione da parte di questo Consiglio Comunale, o perlomeno da parte di chi governa la città, che si assume la responsabilità più grande. Poi l'opposizione deciderà se vuole essere di questa partita o meno in rappresentanza dei cittadini, perché sabato si decide. E io non credo che sia giusto che Fano debba subire una posizione. Perché? Perché Fano ha costruito con l'azienda Marche Nord, perché ha messo le proprie risorse, il proprio know-how, ha messo le proprie intelligenze e il proprio contributo. C'era il sindaco, l'ex sindaco Aguzzi in quel periodo. Fano ha dato il proprio contributo onestamente, seriamente, per un progetto serio che potesse dare una risposta sanitaria ai propri concittadini. Poi si può far bene, si può far male, ma l'importante è che quando si fanno le scelte si fanno in buona fede e le si fanno con tutti i supporti normativi, legislativi e di coerenza che occorre avere.
Quindi mandato pieno al sindaco a portare a casa il risultato migliore per questa città. E a me dispiace un'altra cosa, e lo dico pubblicamente, perché non mi dispiace che abbiamo ragionato fino a questa mattina di 4 siti, poi all'ultimo, già qualche intervista c'è stata nei giorni scorsi, poi viene fuori che bisogna puntare sul sito sull'area pubblica. Ben venga, anche fanno c'era il sito con l'area pubblica, però io mi chiedo ad oggi, visto che sono anche giornalisti, mi chiedo ad oggi, perché abbiamo parlato fino a questa mattina di 4 siti che avevano la pari, comunque potevano essere considerati meritevoli di attenzione e addirittura il calcolo dell'algoritmo, quindi un calcolo tecnico andava verso il sito di Fosso Seiore, che è un'area privata, allora dovevano dircelo subito gli altri sindaci, che quel sito non doveva essere preso in considerazione, perché se a tutti chiediamo vogliamo utilizzare un sito solamente con questo criterio, il sito dell'area pubblica, e chi dice di no? Ce l'ha anche Fano, e magari qualche altro sito che si pensa sia fortemente gettonato, o come qualcuno oggi ha detto sicuramente il risultato sarà Muraglia e la chiusura di Santa Croce. Io penso che i problemi nei siti ci sono, ci sono, perché se qualcuno dice area pubblica, benissimo, si possono dire anche altri criteri, e questo è il mandato che deve avere il sindaco in rappresentanza di questa città, e da parte mia, da parte del Partito Democratico, già il capogruppo ce l'ha, ma noi non facciamo una battaglia né di retroguardia, guardiamo quello che abbiamo avanti, perché comunque quando si rappresenta una città, anche se la situazione è difficilissima, anche se si dovesse rappresentare Davide contro Golia, io non credo e non auspico, ma un sindaco deve avere il coraggio di guardare di fronte quello che c'è e di portare avanti i propri contenuti, la propria posizione. E questo il sindaco di Fano ce l'ha e lo deve fare, e sicuramente lo farà in rappresentanza di questa città. Ora, io non aggiungo altro, dico solo basta, come qualcuno ha voluto sfatare alcuni contenuti, io dico basta di dire che il PD toglie la fiducia al sindaco perché la coalizione di centro-sinistra, pur nella varietà delle proprie storie e dei propri contributi, è una coalizione solida. Per carità, forse anche qualche errore in questo tragitto è stato fatto, ci mancherebbe altro, ma oggi dobbiamo ragionare con quello che abbiamo davanti. Quindi è solida, il PD non toglie la fiducia a nessuno, il PD siede al tavolo e rispetta il proprio sindaco come il sindaco deve rispettare il PD come le altre forze politiche, e noi stiamo cercando di fare quello che riteniamo giusto, assumendoci responsabilità per dare una sanità pubblica di qualità certa, perché quando il pubblico non è forte la gente è costretta ad andare dal privato, già ci va oggi. E quindi noi invece dobbiamo cercare di portare avanti questa idea con questo senso di responsabilità, e speriamo che nell'assemblea di Aria Vasta si possano determinare quelle condizioni giuste nei confronti anche della città di Fano, che è la terza delle Marche ed è quello che la città di Fano rappresenta. Ma comunque noi ci andiamo, la città di Fano ci deve andare attraverso il suo sindaco, con il massimo della forza da parte di questo consiglio comunale e con questo obiettivo, che è quello di tutelare i propri cittadini. A volte le scelte possono essere anche impopolari, ma bisogna avere la coerenza e la spina dorsale per fare il meglio per i propri concittadini, perché altrimenti non si possono avere responsabilità di governo. Ringrazio la Presidente Fulvi e invito il consigliere De Benedittis ad accomodarsi. Grazie Presidente. Ho ascoltato tutti gli interventi. Il nome e cognome, io non l'ho detto, mi scuso. Mattia De Benedittis di Noi Giovani. E ho ascoltato tutti gli interventi, e il tema è molto delicato, ognuno ha voluto portare in questi mesi la propria proposta
per venire a, insomma, per cercare forse più che altro di andare contro un modello che non era chiaro. La questione centrale però sulla riorganizzazione sanitaria rimane se questa riorganizzazione ci porta a risolvere i problemi strutturali che si sono creati nella nostra sanità. La riorganizzazione sanitaria a cosa deve andare incontro? Deve andare incontro al famoso abbattimento delle liste d'attesa, deve andare incontro alla mobilità passiva e deve andare incontro a quello che è il tema centrale della sanità, ossia accogliere il paziente in tempi celeri. E su questo ci dobbiamo domandare se un modello sanitario funziona o no. A mio giudizio, quello che ci è stato presentato finora non ha messo chiaramente in luce se risolve o meno questo problema. Dall'altra parte, le proposte alternative, a mio giudizio, non vengono incontro alla risoluzione di questi problemi. Ed è per questo che, come noi giovani, abbiamo voluto, diciamo, portare una nostra proposta. La nostra proposta che comunque sia prevede un nuovo ospedale unico, veramente unico. Un unico ospedale per una provincia di 350.000 abitanti, che però funzioni, che possa veramente garantire il funzionamento e la celerità nell'accoglienza del paziente, nell'ottica poi di dislocare sul territorio, su quelli che adesso oggigiorno sono degli ospedali, dei punti di appoggio, dei punti di soccorso dove l'utenza si può rivolgere per tutte quelle situazioni che non interessano all'ospedale, perché questa è la questione centrale. Cioè, i modelli sanitari che funzionano cercano di smaltire tutto quel lavoro che all'ospedale non interessa, e finora quello che ci è stato proposto dalle varie parti politiche non viene incontro a questa necessità. Cioè, bisogna mettere in condizioni sia all'utenza ma anche al personale di operare nel migliore dei modi. È per questo che noi abbiamo appoggiato Chieruccia, perché è un sito baricentrico, poi per tutti gli altri aspetti che non sto nemmeno a ricordare. Ed è anche per questo che gli altri siti non ci hanno mai convinto, perché comunque sia non vengono incontro a quello che dovrebbe essere una riorganizzazione strategica. Perché è vero che se tu metti un ospedale a Chieruccia hai una parte che rimane scoperta, ma quella parte scoperta viene garantita appunto da questa struttura. Noi dicevamo di pronto soccorso fino al codice giallo, con il RSA, il day surgery, il day hospital, cioè che possa mantenere l'utenza in quel territorio, che sia Pesaro, che sia Sasso Corvaro, che sia Urbino, dove ci sono anche gli studenti, che sia Fossombrone, dove hai un'importante zona industriale, dove hai il carcere, che sia Cagli, Pergola. Cioè, queste situazioni che purtroppo per la morfologia del nostro territorio avrebbero comunque sia bisogno di un punto d'appoggio. Perché poi la questione è, se mi devo togliere il gesso, devo andare all'ospedale unico? Spero di no. E nell'ottica di costruire un ospedale di secondo livello a muraglia, che non rispetta assolutamente i parametri ministeriali che ci siamo dati per costruire un ospedale di secondo livello, a quel punto anche il punto di Urbino viene meno, l'importanza di Urbino viene meno, cioè lasciamo un ospedale che rischia di essere smantellato in un secondo momento. Cioè, la sanità in questi anni è cambiata. Noi abbiamo bisogno di costruire un ospedale che abbia veramente margini di investimento in futuro, e
La mia preoccupazione è che un ospedale a Muraglia o anche a Fosso Signore, questi margini di investimento potrebbero non averceli. Questa è la mia preoccupazione. Mentre se invece costruisci un ospedale dove c'è già una struttura, una rete infrastrutturale importante, con le altre cose che non sto a ricordare, a quel punto allora puoi fare veramente un ragionamento di investimento, di ricerca, perché questa è la medicina oggi, la medicina è ricerca, la medicina è innovazione, la medicina cambia continuamente. La rete di piccole strutture del nostro territorio andrebbe anche incontro a quelle che sono le esigenze di quelli che sono i medici più giovani, che oggi sono affidati a ospedali come Urbino, ma i medici più giovani non sono in grado di offrire le competenze in un ospedale, hanno bisogno di fare la gavetta, perché la medicina è ricerca, è studio, cioè ce ne vuole prima di andare nell'eccellenza, e l'eccellenza la puoi garantire veramente in una struttura unica, in un territorio come il nostro. Allora lì sì che puoi costruire l'eccellenza, non in un modello policentrico dove mi metti una cosa a nord, quell'altra a sud, quell'altra a est. Queste cose ormai non le garantisci più, cioè non c'è niente da fare, i tempi sono cambiati. L'ospedale Santa Croce, così come non sono più in condizioni di garantire questo tipo di eccellenza che cerchiamo, perché non ci viene nessuno a lavorarci. Cioè, inutile che ce la raccontiamo, non ci vengono, vanno da un'altra parte, vanno a lavorare altrove. Cioè, in questo senso dovremmo lavorare per un ospedale vero che funzioni, però la proposta che è stata fatta dal sindaco di Pesaro non va incontro a questa riorganizzazione positiva, che dovrebbe essere positiva, e invece viviamo ancora oggi nel dubbio, nella nebbia più totale. Allora mettiamo nero su bianco quelli che sono i problemi e come possiamo risolverli. Noi abbiamo voluto presentare questo modello, che a nostro giudizio, anche vedendo l'esperienza di altri, è un modello anche in un certo senso originale, che può funzionare e che comunque sia rientra nei parametri di risparmio di cui ha bisogno la sanità, comunque garantendo l'efficienza e comunque garantendo appunto quello che è il bisogno centrale, cioè accogliere il paziente. Il paziente deve essere accolto in tempi veloci dal servizio sanitario. Allora, finito. Quindi la nostra proposta è stata questa, avremo magari modo di riproporla, anche perché comunque sia la nostra battaglia politica è anche questa, non è solo la battaglia per un sito, vuole essere una battaglia che vede una riforma sanitaria che funzioni, che non si ferma solo all'ubicazione di un ospedale, vuole andare veramente incontro a una riorganizzazione del sistema sanitario che possa veramente risolvere i problemi strutturali del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Benedittis, e ora la parola alla consigliera Luzzi. E non ho altri iscritti. Allora, Carla Luzzi, Sinistra Unita. Vorrei iniziare questo intervento dicendo che più che la tragedia amo la commedia, e quindi direi di rispettare sempre molto il lutto, soprattutto in questo momento in cui la nostra regione è così ferita. E quindi direi che forse è bene di moderare le parole e anche il simbolico che le parole portano. Io cercherò di portare questo contributo al dibattito, perché mi sembra importante pensare sì al contenitore e al luogo dove il contenitore deve stare, ma mi sembra soprattutto fondamentale pensare ad una sanità e a una sanità che sa cogliere i bisogni delle persone.
Forse è un discorso che ho fatto già altre volte, forse è qualcosa che ripeto, ma secondo me il senso di cura e il senso proprio di un cura tutto tondo è qualcosa che noi non ci dobbiamo mai dimenticare. Forse perché io vengo da queste esperienze, questo conosciuto, io ho bisogno di sapere che delle persone ci si prende cura quando non stanno bene, ci si prende cura in genere. Allora, rispetto al discorso di Fosso Signore, la mia forza politica ed io, prima di essere in questa forza politica, da sempre ci battiamo perché quest'area venga tutelata. Nel momento in cui io sento parlare il consigliere Adaro Miccioli che presenta la sua mozione, io da sempre mi sono detta che questa mozione l'avrei votata, perché non è una cosa del Movimento 5 Stelle, è qualcosa che ha mobilitato tante forze e tante persone sia nella zona di Fano, sia nella zona di Pesaro, ma in tutto il territorio. Quando invece sento parlare e dire io ho letto il dispositivo e mi aspetto, dico vabbè, io dico no a Fosso Signore come ho detto tante volte. Il dispositivo dice, ve lo leggo perché magari se qualche giornalista non lo ha, non firmare l'accordo di programma come indicato la delibera 141 del 2016 sopra citata. Non avanzare e ratificare nessuna variante al piano regolatore del Comune di Fano propedeutica alla realizzazione dell'ospedale unico a Fosso Signore. Bene, in base a questo dispositivo io so che voto qualcosa che dice no a Fosso Signore e qualcosa che va verso Fosso Signore. Allora, io capisco che nel suo intervento, soprattutto quando ha portato il suo contributo, non quanto ha presentato la mozione, il Movimento 5 Stelle possa dire che cosa ne pensa della sanità e possa dire che il suo modello di sanità è un modello policentrico. Però se mi porta questo documento e poi mi dice che se io voto questo documento devo negare quello che invece io sostengo e che sostiene la mia maggioranza e il mio gruppo politico, io dico questo documento lo rimando al mittente, perché adesso non c'è registrazione, forse la risentirà da Onda Libera, ma lei ha detto questo, perché chi vota questo documento vota un altro modello di sanità. In effetti io che voterò questo documento, se questo è il dispositivo e se lei magari, lei o il suo collega ha la gentilezza di dirmi che cosa sto per votare, io le vorrei dire, perché per esempio io che invece ho proprio nella testa un modello di area vasta e un modello di sanità che riguarda un territorio, per cui quando penso a un ospedale nuovo lo penso proprio per un territorio, a differenza di qualche sindaco anche che dista solo 12 km in cui dice che nell'ultimo, forse non l'ultimo, ma il penultimo consiglio comunale ha detto l'ospedale Fano Pesaro. Come l'ospedale Fano Pesaro? L'ospedale che io so che si farà nuovo è un ospedale di area vasta, e un ospedale di area vasta vuol dire che deve riguardare tutta un'area vasta. E quindi io voglio dire, a me se è sul confine con Pesaro o se è 5 metri più in qua o 5 metri più in là, non mi importa, è un ospedale d'aria vasta. Allora, anche quando scrivete nelle premesse nel comune di Pesaro, per me non è importante che sia nel comune di Pesaro, quello che mi sembra importante è che sia un posto raggiungibile, che non ci sia consumo di territorio, che sia un posto che da tutti i luoghi della provincia ci si possa arrivare bene, che sia costruito con le migliori qualità. Allora, e poi dice sempre nella premessa chiusura dell'ospedale di Fano. Allora, io volevo dirvi, difatti, io voto questa mozione, però togliete tutti il riferimento chiusura dell'ospedale di Fano. Questa è una mozione che dice no a Fosso Signore, prendiamola come una mozione che dice no a Fosso Signore, che è una battaglia che abbiamo fatto in tanti e in tante, perché sappiamo quali sono i vincoli che ci sono intorno a quell'area, sappiamo quanto è prezioso quel luogo e sappiamo che questo è un sentire che c'è tra la gente. Poi, se invece qui mi dovete venire a raccontare che questo era un altro discorso, bene. Allora, poi dopo magari dirà lei le sue ragioni. Poi vorrei comunque continuare su quello che vuol dire in qualche modo essere una forza di governo, essere sindaco di una città che si assume tutte le sue responsabilità e invece essere comunque superficiali nei giudizi.
Mi sembra molto giusto fare questo appunto, perché leggevo pochi giorni fa una delle dichiarazioni del sindaco Bonci, che è il sindaco di Fossombrone. Il sindaco di Fossombrone non ha informato il suo consiglio che i 20 posti letto che erano previsti all'ospedale di Fossombrone, che erano stato forse il frutto di una lunga trattativa con la regione, non sono stati più assegnati a Fossombrone. E questa, vabbè, ci saranno le colpe, ci saranno i perché, i per come, però voglio dire, quando uno diventa sindaco in una città, diventa cittadino, diventa sindaco di tutti i cittadini, quindi in qualche modo deve informare il consiglio comunale di quello che sta avvenendo intorno alla sanità e di quello che sta avvenendo nel suo territorio. Quindi questo è un punto che voi dovete in qualche modo ricordarvi. Poi oggi mi sono vestita con la giacca e mi sono vestita di rosa, perché per me l'idea che di aver salvato Fossosegliore era comunque qualcosa che meritava di essere festeggiato. Meritava di essere festeggiato anche dalle ultime dichiarazioni che ho sentito stamattina. E ho messo la giacca perché in tutti questi mesi mi avete tirato per la giacca e ho sentito le vostre dichiarazioni a Radio Fano, le ho sentite sui giornali, la Luzzi non è mascherin e mi si vede benissimo che non sono mascherin, perché io penso con la mia mente, mi confronto con il mio partito, mi confronto con la mia maggioranza e decido poi alla fine anche con la mia mente, a differenza di quello che spesso fate voi, che come ho detto già altre volte siete un blocco sempre unito, come se non ci fosse nessuna soggettività all'interno del vostro gruppo. E voglio continuare dicendo, no, io non voglio essere, queste cose le sento veramente perché la sanità mi sta veramente a cuore. Poi un'altra cosa che voglio dire, io molto spesso partecipo ad incontri che non sono di questa coalizione o che non sono della mia forza politica, perché proprio ho bisogno di capire come funziona la sanità in questa regione. Poco tempo fa ho partecipato a un incontro dei tre sindacati unitari e ho capito che le criticità in questa sanità sono tante e c'è una sanità che veramente è da curare. Sicuramente ci sarà anche bisogno di un impegno più presente e più costante dell'assessore alla sanità. Sicuramente ci sarà bisogno di ridurre le liste d'attesa, che solo in 8 casi su 43 sono state in qualche modo ridotte. Sicuramente ci sarà bisogno di pensare a come risistemare tutta la rete dei servizi, tutta la rete del pronto soccorso. Sicuramente ci sarà necessità di capire perché i privati hanno avuto l'accesso alla sanità pubblica e l'ospedale di Cagli ne è un esempio. Ne è un esempio perché si è depotenziato, si è privato, si è tolto prima di dare. Allora, però io sono sempre anche molto abituata a lavorare per passaggi prossimali e la prima esigenza e la prima forte esigenza per me e per tutto il mio gruppo politico e penso per tutti quelli che amano l'ambiente, per tutti quelli che amano il nostro territorio, era salvare Fossosegliore. Allora, il prossimo passaggio è dire l'area deve essere pubblica, ma l'area deve essere pubblica, ma deve essere anche accessibile. Allora, mettiamo anche un altro parametro e giochiamo solo su due siti. Ci sono solo due siti che hanno queste caratteristiche e sono il sito di Chiaruccia, che naturalmente io sostengo ed ho mandato pieno al sindaco, io per Sinistra Unita, e il sito di Case Bruciate. Mettiamolo su questi due punti e vediamo quali fra questi due punti è quello più raggiungibile e quello più vicino. E allora è così che noi possiamo in qualche modo lavorare e dire io voglio un servizio che copra tutto un territorio e voglio che le persone di Cagli abbiano il modo di arrivare a Fano o a Pesaro, secondo dove verrà ubicato il nuovo ospedale, ma possono anche andare nei loro luoghi, avere prossimità con le persone che li sono care. Se devono stare in ospedale per non sono più acuti, hanno bisogno comunque di assistenza, hanno bisogno comunque di prossimità, hanno bisogno comunque di cura. Allora, gestire la sanità è un sistema complesso, soprattutto in questo momento in cui dal governo centrale, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, vengono tolte molte risorse. Noi dobbiamo capire che nella sanità si tolgono gli sprechi e ci si mettono tutte le risorse che servono. Poi ognuno agisce nel proprio ruolo e poi ognuno agisce però volendo bene a un territorio e volendo bene a una città, non denigrando o riducendo così, fra virgolette, il tutto a qualcosa che non ha nulla a che fare con la sanità. Io
riprendo il discorso dicendo che Fosso Seiore era il peggior sito possibile dove ubicare un ospedale, ma anche Muraglia ha tantissime fragilità, è un terreno instabile, è in un centro urbano, ha una viabilità che non è quella giusta per arrivare a un ospedale. Quindi noi più che mai, e io vi chiedo a tutti e a tutte di essere uniti in questa lotta, dobbiamo far sì che l'ospedale sia ubicato in un posto che è quello idoneo per un ospedale, e ci sono solo due aree. Naturalmente io, essendo di Fano, sostengo la scelta del sindaco e di questa maggioranza di portare Chiaruccia. Grazie. Grazie consigliera Luzzi. Ora la parola, allora chiede un attimo il consigliere Miccioli di un minuto per dire al consiglio se accoglie o meno la proposta della consigliera Luzzi, però sì, molto breve. Aveva chiesto anche un chiarimento la consigliera Luzzi, glielo voglio dare, insomma si vota quello che c'è scritto, possiamo anche togliere se volete conseguente chiusura dell'ospedale di Fano, però è talmente lampante che toglierla o metterla, se la togliamo la possiamo votare, non c'è nessun problema, quindi se lei assicura il fatto della votazione noi la possiamo anche togliere, fare questa modifica adesso vado a farla eventualmente, quindi poi si vota quello, la modifica, esatto, proposta. Anche perché poi, come avevo detto, forse non so se mi sono spiegato male, ma come vi dicevo non è solamente contro questa, no, questa mozione, ma anche poi per aprire una finestra a nuove opzioni. Se Sinistra Unita riterrà opportuno andare avanti ancora con Chiaruccia, se ne prenderà la responsabilità, così come tutto il PD, no, di questo Consiglio Comunale, c'è chi invece no, propone un'altra alternativa. Ecco, ma non volevo, poi dopo diciamo, chiaramente la mia critica è per una. È stato chiaro. E quindi poi quello, insomma, mi sembrava abbastanza chiaro. Grazie. Grazie, signor Miccioli. Quindi si accomodi qua la Presidenza per modificare. Ora la parola al consigliere Fontana. Prego. Il nome Fontana Giovanni, Movimento 5 Stelle. Mi fa strano perché dopo un minuto di silenzio stare qui, mi sembra di stare il prete che fa il funerale al Santa Croce. Comunque noi stasera in pratica abbiamo capito delle cose molto semplici, che il sindaco andrà sabato e proporrà Chiaruccia e quindi nei confronti dei cittadini fanesi la faccia la salva. Il PD appoggia il sindaco per portare avanti l'idea di Chiaruccia e si salva la faccia, no? Sinistra Unita a sua volta vota la mozione nostra, no? Almeno non lo so se lo farà, insomma, dove è contrario a Fosso Seiore, battaglia lunghissima, però ricordo a Sinistra Unita che era anche contraria al cemento zero, nelle idee politiche di Sinistra Unita si è sempre parlato di cemento zero eccetera, quindi essere favorevoli alla costruzione di un nuovo ospedale, vabbè, a Fano sono favorevoli al cemento evidentemente, però il risultato è uno, l'ospedale Santa Croce chiude, punto, non ci sono altre soluzioni da questa scelta, l'ospedale Santa Croce punto, chiude. Poi secondo me si è perso la cosa più importante, qui parliamo di mura, di localizzazioni, ma le persone le considerate, cioè non parliamo più di sanità, la sanità poi non è solo l'ospedale, la sanità è ambito sociale, la sanità è tante altre cose, qui si parla di mura, di localizzazioni, i cittadini non sono stati ascoltati, non ce li avete fatti ascoltare, bocciandoci il famoso referendum. No, questo quindi, è stata una commissione. No. Sì, vabbè. La commissione ha bocciato, vabbè. Va bene, cortesia, i processi li abbiamo fatti seriamente. Comunque, i cittadini non sono stati ascoltati. Chiedo a voi, quanti di voi hanno telefonato ultimamente al CUP per prendere una visita specializzata? O andate già direttamente dai privati che poi vi finanziano, a molti finanziano le campagne elettorali. Cioè, una mammografia. Rispetto, non si può dire che finanzia le campagne per cortesia. Il nostro presidente della regione è stato la metà dei suoi
contributi sono stati dati dalla sanità privata, quindi non è che sto dicendo chissà cosa. Sto parlando in genere, no? Adesso va bene al presidente che poi propone, vabbè, l'ospedale unico, e dopo voi vi accodate. Vabbè, comunque, avete mai telefonato al CUP ultimamente? Una mammografia 15 giorni fa, l'appuntamento 16 maggio 2019. Quindi vogliamo parlare di sanità, parliamo di sanità, non parliamo di mura, di localizzazione. Andiamo, i cittadini vogliono questo, i cittadini vogliono una sanità vicina, non vogliono le mura. Le mura, si è parlato prima di ospedali obsoleti, ma siete mai stati a Sant'Orsola? È stato costruito molto tempo prima, l'hanno ristrutturato, hanno fatto quello che dovevano fare, è antisismico, tutto quello che volete, quindi non c'è bisogno di costruire tutte queste mura. Poi il secondo livello, voi siete convinti di averli a Pesaro? Perché non ad Ascoli, perché non a Fermo, perché non a Macerata? Poi si lotterà a livello regionale probabilmente, perché c'è la possibilità di avere un altro ospedale di secondo livello, però vabbè, si può avere lo stesso anche senza avere l'ospedale unico, le nuove mura. Comunque, Cagli, qualcuno parlava prima di Cagli, forse proprio Ada lo accennava, nell'ospedale di Cagli verrà gestito, almeno da voci abbastanza giornalistiche, pure ha sentito per quanto si sente dire, dal Santo Stefano. Voi sapete chi è la proprietà del Santo Stefano? Forse qualcuno non lo sa. Il Santo Stefano è entrato in punta di piedi nell'ospedale di Cagli, gli verrà data la gestione probabilmente di tutto il presidio. Il Santo Stefano, la proprietà è della tessera numero uno del Partito Democratico Nazionale, dei Benedetti. Dei Benedetti. Quindi, insomma, a pensar male si è peccato, ma spesso state consegnando la sanità pubblica ai privati. Finito, eh? Ringrazio il consigliere Fontana anche per aver utilizzato poco tempo. Ora la parola alla consigliera Brunori, si prepari fumante. Allora bene, il mio intervento che era già preparato cade a fagiolo, proprio vuole essere anche un po' una risposta al consigliere, all'intervento che mi ha appena preceduto. E soprattutto diciamo che l'esordio vuole essere sulla politica divisoria che fa questa amministrazione, cosa che non ci appartiene proprio, e soprattutto sempre riferendosi al tema sulla salute, che invece è proprio legato proprio al mio intervento, per far capire quanto invece noi siamo attenti a questa cosa, pur non citando spesso il Santa Croce, non siamo assolutamente per una chiusura o un disinteresse. Io leggo perché il tema della salute è un tema che da mesi non mi fa dormire, e davvero anche in una prima esperienza rappresentare una città non è facile, prendere delle scelte, come prima diceva il consigliere Micioli quando parla di la politica non si fa così, io inviterei a riflettere come si fa visto che lui non ha mai amministrato. Bene, al centro di questo dibattito politico che si è deformato nel tempo, per diversi contenuti pervenuti da più fonti, resta un tema oggi irrisolto e di difficoltà, la salute. È la salute che ci riguarda, è un bene comune di tutti, è qualcuno che si prende cura di chi soffre, dal primo soccorso alle dimissioni, dal numero dei posti letto che a volte creano lunghe attese, alle liste d'attesa che inevitabilmente aumentano la mobilità passiva e creano nello stesso tempo un disagio, anche economico, che va ad appesantire le criticità di chi soffre. Abbiamo bisogno di vivere in un territorio che si prenda cura di noi e pone attenzione alla nostra salute, e pur oggi riconoscendo al Santa Croce dei potenziamenti di alcune specializzazioni che sono stati in questo tempo inseriti, rispetto diciamo anche il consiglio monotematico che avevamo affrontato, resta di fatto un ospedale che sposta un malato magari con difficoltà da Fano a Pesaro, un anziano con le sue difficoltà per accertamenti, verso delle strutture in assenza anche di reparti davvero che oggi ci mancano, per cui l'attenzione a mantenere un servizio di qualità rispetto alle due strutture di Fano come Pesaro, preservando i bisogni primari, non creano traumi, quindi garantendo più servizi che abbiamo dai tempi delle liste d'attesa, ed evitano spostamenti in un'altra struttura per casi già precari. Va quindi in questa attesa ristrutturata una sanità in qualche modo, per cui siccome anche in visione di un nuovo ospedale
il Santa Croce dovrà essere ristrutturato, ed è questo l'augurio che anche io, pur essendo in maggioranza, anzi proprio perché siamo in maggioranza, non è vero che non siamo attenti a questo tema, noi lo siamo e ci stiamo muovendo anche in questa direzione, altrimenti non sarebbero state portate delle strutture. Ancora sicuramente non è quello che ci aspettiamo, ma c'è un passaggio importante e significativo. Detto questo, parto proprio appunto da queste criticità per spiegare quella che è anche la possibilità di una nuova struttura a cui credo fortemente, e non leggo come una opportunità possibilistica ma realistica di secondo livello che restituisca dignità e garantisca le prestazioni che consentono la diagnosi e la cura. Questa soluzione, oltre che rappresentare una risorsa sanitaria, lo sarà anche sotto un profilo di competenze, riuscendo a contenere anche delle eccellenze di primari che spesso ci hanno visti protagonisti di un esodo palese verso altre città alla ricerca di cure. E come ultimo tema porto la ricchezza che una nuova struttura porta ad un territorio, una prospettiva di crescita economica e turistica. Il panorama politico da diversi anni, anzi troppi anni, ha aperto diverse possibilità di siti, che oggi di fatto ne restano tre, anzi probabilmente alla luce di quello che è accaduto stamattina proprio due. Quindi il tema di Fosso Seiore, al quale io sempre, per il quale anche io ho posto dei limiti strutturali, ambientali, di tutti i tipi, che oggi ancora riconosco, chiaramente lo trovo un sito non idoneo, ma non voterò la mozione dei 5 Stelle, poiché strumentale. Ogni volta non mi piace la modalità che adoperate nelle vostre, l'arroganza, che non è una questione solo di contenuti, è proprio un'arroganza politica che modifica molte volte l'assetto delle cose, e a me non piace, perché io dimostrerò che sono comunque per un sito, attraverso anche la voce del sindaco in area vasta sabato, noi dimostreremo come maggioranza che siamo per un sito unico, che si chiama Chiaruccia, senza se e senza ma, per cui volevo esprimere, diciamo, quelle che erano le posizioni rispetto alle due mozioni, dicendo e confermando che non abbiamo nessun tipo di disinteresse verso il Santa Croce, ci impegneremo a mantenerlo, sfatiamo il mito che siete solo voi 5 Stelle, i paladini della giustizia di questa città, i cittadini ci parliamo tutti da vicino, ai cittadini va spiegato e sfatato il mito che nel giro di breve tempo il Santa Croce possa diventare l'ospedale che era tanti anni fa. Non lo sarà mai di fatto, perché è proprio il modello sanitario che sta cambiando e sta andando verso una direzione completamente diversa. Cioè dobbiamo essere leali e soprattutto in un momento come questo, la delusione più grande che ho, come prima esperienza politica, lo sottolineo come prima esperienza politica, è che non c'è stata da parte di un territorio, quindi di un consiglio comunale tutto, una coesione. Che quella era secondo me la base di partenza per avere poi, per rappresentare una città, perché ognuno parla con una nicchia di gente, ma alla fine sapete cosa dicono le persone? Dicono: dateci la salute, diminuite le liste d'attesa, restituiteci appunto. Ma non è che mantenendo Santa Croce gliela possiamo dare, perché oggi è cambiato il panorama. Noi oggi dobbiamo fare i conti con la nuova società, con il nuovo modello economico che c'è. Tutte le aziende, io vengo da un'azienda commerciale che si è dovuta ristrutturare per forza, ha dimezzato il personale, perché ragazzi, cioè, ci possiamo raccontare quello che vogliamo, ma non è di fatto quello che scrivete, non corrisponde alla realtà a quello che diciamo alla gente. Noi dobbiamo raccontare i fatti quelli che sono, e siamo di fronte a un momento economico differente. E alla gente va detta questa cosa. No, io non so. Allora, esatto, innanzitutto io non ho citato neanche il nome della mia azienda per non creare problemi, primo. Non ho detto né chiudo uno né chiudo l'altro, anzi, in prospettiva, se proprio ci deve essere, noi cresciamo, figurati. Però per dire che cambia proprio il panorama. Quindi dobbiamo, crediamo in ideali diversi, siamo in un sistema di governo dove ognuno ha la sua filosofia, però sui temi maggiori dobbiamo essere uniti. Sulla sanità non possiamo portare più punti di vista, perché davvero non rappresentiamo il territorio. Facciamo male alla... Allora, non è una questione di sanità privata. Non è una questione di sanità privata o pubblica, qui si parla di salute. Proprio lei me l'ha appena segnalata questa attenzione.
non ha fatto un intervento sulla salute e io l'ho ribadita proprio per questo motivo qua. Grazie. Grazie consigliera Brunori. Ora la parola al consigliere Fumante. Non ho altri iscritti. Enrico Fumante, PD di Fano. Dunque io parto dicendo che fa bene il sindaco sabato mattina andare all'assemblea dei sindaci dell'area vasta, che si svolge in un contesto, come dire, scusate, in un contesto quantomeno discutibile. Quindi fa bene il nostro sindaco andare lì a spingere ancora una volta con intelligenza, con coraggio, con forza, determinazione e chiaruccia. Detto questo, io questa sera ho forse qualche dubbio in più, perché sinceramente non capisco che tipo di mozione il Movimento 5 Stelle propone, perché esatto, durante la presentazione del consigliere Adolfo Miccioli si parlava di chi sta con il Santa Croce o chi sta con l'ospedale unico, poi si cancella la chiusura del Santa Croce, quindi come dire, confusione su confusione. Ma detto questo, come dire, io cerco di fare una fotografia su quello che è oggi la sanità. Oggi noi siamo ancora affezionati ai siti, no? Storici della nostra cultura sanitaria cittadina. La sanità provinciale invece evolve e si ritrova a due siti, il Santa Croce e il San Salvatore, costruiti nei primi del Novecento, quindi sono due siti dentro una struttura, una cintura altamente urbanizzata, alle porte della città murata di Fano in questo caso. Sono due siti che non hanno l'antisismica, visto che purtroppo è un argomento attuale. Sono due siti che sono stati concepiti e progettati per curare le malattie infettive, quindi proprio l'opposto di quello che è oggi un modello di ospedale, cioè padiglioni separati con blocchi operatori separati, e quindi tutto un procedimento che tendeva a tenere lontano i malati tra di loro. Sono siti che, come dicevo prima, sono all'interno del centro abitato, fortemente urbanizzato, e sono dei siti che non hanno la minima prospettiva di sviluppo futuro. Un nuovo ospedale oggi, l'ospedale che vogliamo costruire, l'ospedale nuovo, è l'ospedale che si progetta per i prossimi 120 anni. Quindi pensare noi di rispondere alla sanità dei prossimi decenni con due siti di questo tipo, io, come dire, sono buono e cerco di usare termini, come dire, cordiali, ma non credo che questa qui sia una linea vincente e che risponda alle esigenze della comunità. La politica in questi casi qua, come dire, in questo caso, secondo me perde anche di vista l'obiettivo primario, cioè quello che deve fare, si deve occupare di quella che è la come dire, soluzione migliore per la comunità, quindi deve parlare più ai malati che agli elettori. Siamo tutti, no, contenti quando sentiamo dire difendiamo il Santa Croce, no? È chiaro, chi è che non vuole difendere Santa Croce, ma è la soluzione giusta, la risposta giusta per i prossimi decenni focalizzare e investire su questi siti qua, o è forse meglio cercare di trovare una ricetta? La ricetta non è la sanità policentrica, perché la sanità policentrica non è quella che ci viene illustrata dai consiglieri d'opposizione. Si pensa e si parla sempre della Romagna come sanità policentrica. La Romagna non ha una struttura policentrica. La Romagna ha un ospedale che si chiama Ospedale degli Infermi di Rimini, che è una struttura di 10 piani, è una struttura costruita negli anni 70, negli anni 70, è una struttura che oggi viene ampliata con altri due padiglioni, è una struttura al centro di un'area verde nella prima periferia di Rimini, dove c'è questo blocco di cemento e tutto intorno c'è un'area verde, no? E tutti si domandano come mai a Rimini c'è tutto questo spazio verde in una città, come dire, che ha un alto valore a livello catastale il terreno, perché
cercano e vogliono e hanno sempre edificato dappertutto, c'ha tutto quello spazio lì, perché quell'ospedale lì è progettato perché nei prossimi 80-90 anni, questa è ancora la sua aspettativa di vita, sarà, come dire, frutto e sarà oggetto di ampliamento, quindi si porteranno i servizi agli anziani al piano terra e si evolverà esattamente in quella direzione lì. La sanità policentrica, quindi, nel nostro caso, non è una soluzione possibile, non è realistico pensare di fare una sanità policentrica, perché al centro, la sanità policentrica della Romagna, c'è Rimini, che è un ospedale che ha un blocco di 10 sale operatorie con 3 entrate: da una parte entrano i materiali, dall'altra parte entrano i malati e dall'altra parte entra il personale medico. Come possiamo illuderci di poter realizzare una cosa del genere a Fano o a Pesaro con le strutture che abbiamo? È irrealizzabile. Quindi noi, se andremo avanti con la teoria della soluzione policentrica nella nostra provincia, non ruoteremo intorno a niente, perché non abbiamo, come c'è in Romagna, Rimini. E quando sento, come dire, l'opposizione che parla di riorganizzare, come dire, la sanità in un certo modo, garantendo servizi minimi, a me, come dire, viene anche un pochettino da farmi qualche domanda: se questo è il livello, come dire, di proposta che mi devo sentire, come dire, sono preoccupato e sono ancora più convinto che invece un ospedale unico possa rispondere assolutamente meglio alle aspettative delle persone. Io dico che se rimarrà questa, se passasse questa idea del policentrico, noi rimarremo per i prossimi 20 anni con 2 mezzi ospedali, saremo condannati per i prossimi 20-30 anni a fare avanti e indietro in Vestaglia gli anziani dal Santa Croce a San Salvatore, spostati, sballottati, con un livello indecente di qualità dell'assistenza. Questo sicuramente è molto più facile, come dire, da proporre agli elettori, porta molto più consenso, perché chi non vuol difendere, no, le vecchie radici della città, è molto facile. Invece è molto più difficile avere il coraggio di proporre un sistema alternativo che funzioni e che dia risposte alla comunità. La politica, secondo me, in questo momento non deve guardare agli elettori, ma deve guardare ai malati e a come dare risposte serie e realizzabili. Grazie. Grazie, consigliere Spumante. Io all'inizio avevo giustificato per l'assenza il consigliere Santorelli, che invece è riuscito ad arrivare, quindi rettifichiamo. E non ho altri iscritti a intervenire. La parola a Minardi, prego. Chiedo però di avere un po' d'acqua per non farci.